Ciao a tutti gli appassionati di calcio e benvenuti su Top Sport News. Oggi abbiamo un aggiornamento davvero sorprendente e controverso riguardante il campione portoghese, Cristiano Ronaldo, e la sua ex squadra, la Juventus. Prima di iniziare vi invitiamo ad iscrivervi al canale per non perdere tutte le più importanti notizie del mondo del calcio e dello sport. Ronaldo è tornato a far parlare di sé, ma questa volta non per un gol straordinario o un'azione di gioco spettacolare, bensì per una controversia legale che coinvolge una cifra notevole, ben 19,9 milioni di euro netti. Il motivo di questa controversia risale al periodo del Covid-19, quando il calcio fu sospeso per 105 giorni, dal 9 marzo al 22 giugno 2020. Durante quel periodo, la Juventus e molti altri club hanno dovuto affrontare sfide finanziarie significative, a causa dell'assenza di spettatori negli stadi, che ha comportato una perdita di entrate significativa dai biglietti. La Juventus, in risposta a questa situazione, ha effettuato due manovre relative agli stipendi dei giocatori, nel 2020 e nel 2021. Cristiano Ronaldo, che all'epoca percepiva un ingaggio annuale di 31 milioni netti dal club, ha visto alcune delle sue mensilità stipendiali congelate durante il periodo del lockdown. Questa cifra si è accumulata nel tempo, portando l'importo totale a 19,9 milioni di euro netti. La situazione si è ulteriormente complicata quando Ronaldo ha richiesto gli atti alla Procura di Torino, indicando la sua volontà di agire per vie legali per recuperare queste somme. Questo sviluppo ha scosso il mondo del calcio e sollevato molte domande. Sarà interessante vedere come si evolverà questa controversia e come la Juventus risponderà a questa azione legale da parte di uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. Continuate a seguirci su Top Sport News per rimanere aggiornati su questa storia in continua evoluzione e su tutte le ultime notizie sportive. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per non perdervi neanche una notizia. Cosa ne pensate di questa controversia? Lasciateci le vostre opinioni nei commenti qui sotto. Grazie per essere stati con noi e alla prossima!